Dodo, vieni a fare una partitina? No, guarda, sono stanco. Ma sai, anche io ero come te. Poi ho scoperto pillole di movimento e non sto più ferma. E cosa sono? Beh, vieni con me che te lo faccio vedere. Buongiorno. Buongiorno. Può dire al mio amico Lodo cosa sono le pillole di movimento? Certo. Pillole di movimento è un'iniziativa di WISP nazionale per fare attività fisica gratuitamente per un mese in palestre e piscine. È volto a contrastare la sedentarietà. Da 10 anni l'abbiamo a Bologna, quest'anno per la prima volta in 32 città italiane sarà presente in tutte le farmacie. Beh, bene, allora io ne posso prendere una per me e una per i miei ragazzi. Amici, sì, della band, che quelli stanno sempre sul divano. Immagino. Ciao. Ho visto da questo bello spot, l'avevamo accennato in apertura, sono qui con Ilaria Oliva, che è la presidente del comitato WISP, lo ricordiamo, Unione Italiana Sport per Tutti di Castrovillari. È una bella iniziativa anche originale, si va in farmacia, si prende questa scatola che sembra una scatola di farmaci, ma in realtà non lo è. Che cos'è invece? Allora, è un progetto WISP su base nazionale che dal 2011 è partito da WISP Bologna e da quest'anno è proposto su base nazionale. In pratica è per il contrasto alla sedentarietà, infatti in Calabria siamo, diciamo, i primi tra la popolazione più obesa, purtroppo. Tra l'altro dobbiamo considerare anche che i nostri ragazzi e gli adulti al lavoro o a scuola stanno in media seduti circa 7 ore al giorno. Pillole di movimento è proprio una campagna che va a contrastare la sedentarietà e fa sì che queste persone si alzino da quella sedia e praticano dello sport, quindi del movimento. Niente, basterà in pratica andare in farmacia, rivolgersi al proprio farmacista di fiducia, chiedere pillole di movimento, il farmacista consegnerà una scatolina che non contiene il farmaco da banco, bensì un bugiardino. Sul bugiardino saranno indicate le associazioni sportive dilettantistiche che hanno aderito al progetto affiliate WISP e offriranno un mese gratuito di attività motoria. Parliamo di palestre, scuole di danza, ma anche attività all'aperto, quali ad esempio camminate e escursionismo. Ecco, e tra l'altro, insomma, i dati sulla Calabria non sono positivi, abbiamo anche una grafica dell'Istituto Superiore di Sanità, tutti i nostri dati sono peggiori rispetto alla media nazionale, quindi quasi una persona su 3 in sovrappeso e quasi il 15% obesa. In questo modo magari potranno scoprire anche delle attività sportive nuove e appassionarsi ad uno sport. Certo, perché il progetto comunque è sia rivolto agli inattivi, cioè alle persone che non praticano assolutamente sport, ma anche ad esempio a chi vuole avvicinarsi a un'attività nuova, ad esempio chi pratica il nuoto e volesse intraprendere una nuova attività, è un modo per iniziare un mese gratuito per poi magari appassionarsi a quell'attività e procedere nel futuro. Quante sono in Calabria le associazioni sportive che offriranno questo mese gratuito? Sono 10, distribuite su tutto il territorio di Castrovillari, del comune di Castrovillari, che in pratica abbiamo dei paesi che vanno sia nell'area del Pollino ma anche nel Tirreno e nello Ionio. Sono più o meno 7-8 paesi che hanno aderito, ad esempio Castrovillari che patrocina il progetto, ma abbiamo anche Altomonte, San Nicola Arcella, Laino Borgo, Francavilla Marittima. È un'iniziativa che va avanti da parecchio tempo, diciamo, in Italia. Ci sono già dei risultati? Ci sono dei risultati perché il progetto è iniziato da Bologna nel 2011. Bologna ha continuato negli anni, hanno riscontrato effettivamente una buona partecipazione e quindi quest'anno WISP ha deciso di estenderla su base nazionale, tant'è che 32 comitati territoriali attueranno il progetto. Parliamo di 480.000 scatoline che sono state distribuite nelle farmacie di tutta Italia. Parliamo di 370 attività sportive, società sportive, associazioni sportive o società sportive che aderiscono al progetto e 375 più o meno sono i comuni italiani coinvolti. Una bella iniziativa anche perché poi lo sport è salute ma è anche socialità e dopo 2 certo, anni di pandemia ne abbiamo l'obiettivo bisogno. L'obiettivo è proprio questo, la socialità, il contrasto alla sedentarietà. Grazie allora Ilaria Oliva. Grazie.